Ciao ragazzi, qui Venom, l'Argentina ha appena vinto il mondiale circa mezz'oretta fa e quindi andiamo a dedicargli un video. Ovviamente per l'occasione maglietta di Messi, che però è del Barcellona, quindi la metto al contrario così si legge il nome del GOAT che ha regalato il mondiale all'Argentina, il terzo mondiale. Ora andiamo dentro col video che vi spiego un po' cosa andiamo a fare. Ah, tra l'altro raga, volevo dirvi che ero tipo a metà video ma mi sono accorto che non avevo cliccato avvia registrazione, quindi vabbè. Altra cosa importante, guardate qua che maglietta c'è, Paulino Dybala, che lui è entrato al mondiale, ha giocato poco ma ha segnato il rigore decisivo, quindi Paulino Dybala nel cuore. Ma è ora di entrare nel video di oggi. Nel video di oggi, forse l'avrete già letto dal titolo ragazzi, prenderemo la nazionale dell'Argentina e andremo ad inserirla nei top 5 campionati, quindi Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga 1 e Liga Santander, la Liga Spagnola. Vediamo in ogni campionato come si riuscirà a posizionare la nazionale argentina che ha appena vinto il mondiale. Prima vi devo far vedere la squadra, raga. Ovviamente ho fatto la formazione titolare basandomi su quella che è stata la formazione non solo della finale ma un po' di tutto il mondiale. E questa è la formazione, quindi un classico 4-4-2 che è quello che ha affrontato la finale. Martinez in porta, Molina, Romero, Tamendi, Tagliafico, De Paul a destra, adattato, Fernandez, McAllister, Di Maria a sinistra, che finale Di Maria, e davanti Julian Alvarez e Leo Messi. Ora iniziamo col primo campionato che sarà la Premier League, boh, così a caso, raga. Iniziamo dalla Premier League, tanto li facciamo tutti e cinque. Andiamo a inserire la nostra squadra all'interno della Premier League, vi faccio vedere come si fa e diamo il via alle danze. Allora dovete andare su tornei nazionali, campionati maschili, poi scegliete il vostro campionato, quindi in questo caso abbiamo detto la Premier League. Selezionate la Premier League, poi andiamo sulla squadra più scarsa, quindi il Bournemouth. Fate triangolo e sostituite con la squadra che volete mettere voi. Noi ovviamente mettiamo la nazionale dell'Argentina, dobbiamo anche selezionarla. Non è neanche la squadra più forte è United, ma vabbè. Andiamo dentro col primo di questi 5 campionati della Challenge. Eccoci qua nel menu della Premier, il primo campionato, la formazione è questa qua. Ho fatto anche la panchina ovviamente, Dybala che speriamo entri, Lautaro, Paredes, Papu Gomez, Armani, Acuña e Lisandro Martinez. Diamo il via alla prima simulazione. Ovviamente raga non vi faccio vedere tutte le partite, ma vi faccio un recap a metà campionato e poi ci vediamo direttamente a fine campionato. O se la situazione è tesa vi faccio vedere poi le ultime partite di campionato. Quindi ora io me la simulo off camera e noi ci vediamo esattamente alla 19ª giornata. Raga, terza giornata, abbiamo perso 3-0 col Wolverhampton. Ok, andiamo avanti che è meglio. Non siamo ancora a metà campionato, ma vi faccio vedere questa cosa che fa molto ridere. Siamo contro Aston Villa e quindi noi abbiamo in porta Emiliano Martinez e loro hanno in porta Emiliano Martinez. Vediamo quale subisce meno gol tra i due Emiliano Martinez. Il nostro. 3-0. Messi, De Paul, De Paul. Ok, ok. Ultima partita prima della pausa, prima del recap in classifica. 2-1. Julian Alvarez e McAllister. Regà, secondo me stiamo andando così così. Non ho ancora visto la classifica, però alcuni giocatori stanno facendo benissimo. Però la classifica marcatori ve la faccio vedere solo a fine torneo. Vediamo la classifica e vedete raga, così così. Siamo al terzo posto con 34 punti, ma il Liverpool è primo con 45. Quando lo prendiamo più il Liverpool? Manchester a 40, dai. Lottiamo per la Champions League, lottiamo per la Champions League. Vabbè, ho detto che la classifica marcatori ve la faccio vedere dopo, però ragazzi, Messi primo in classifica marcatori è da far vedere e rivedere. 12 gol in 19 partite, il GOAT è sempre Leo Messi. Tra l'altro raga, fatemi sapere nei commenti adesso se dopo questo mondiale per voi Messi è diventato il giocatore più grande di tutta la storia, il più forte di tutta la storia, o se per alcuni di voi è ancora meglio Ronaldo, meglio Maradona, meglio Pelé o tanti altri. Scrivetemi qua sotto scrivendomi Messi GOAT, se per voi è diventato il GOAT, o se no scrivetemi no Ronaldo il GOAT, no Maradona il GOAT e via dicendo. Ora simulo fino a fine campionato e poi vi faccio vedere un po' come siamo arrivati in Premier League. 2-0 a 3 partite dalla fine, doppietta di Julian Alvarez. Andiamo a giocarci le ultime due di campionato, ma la situazione in classifica non è delle migliori, raga. Non è tanto cambiata rispetto a metà campionato, perché siamo al terzo posto con 69 punti. Dobbiamo difendere il terzo posto. 2-1. Oh, ancora Julian Alvarez, ha fatto 4 gol in 2 partite. Dopo voglio vedere chi è il nostro capocannoniere e chi è il capocannoniere della Premier League. Ultima partita di campionato contro il Liverpool al primo posto. Peccato che è una partita abbastanza inutile. Vediamo se chiudiamo in bellezza la Premier League. No. 3-1, segna Otamendi. Quindi, come siamo arrivati in classifica in Premier League nel nostro primo campionato? Quarto posto, vabbè, vabbè, dai. Zona Champions dietro a City, United e Liverpool. Mi aspettavo qualcosina di più, però c'è anche da dire che la Premier League è il campionato più difficile dei 5 di questa challenge. Statistiche giocatori, Messi. Capocannoniere con 24 gol insieme a Diaz, però penso che ha vinto Messi perché ha battuto meno rigori. Strano perché Messi di rigori ne tira tanti. Poi Luis Diaz ha anche fatto una partita in meno. Vabbè, qua ha vinto Messi. Vediamo statistiche squadra, come sono andati in generale i nostri. Messi 24 gol, Julian Alvarez 15 e McAllister da centrocampista 14 gol. Ok, migliore della squadra ovviamente Leo Messi con 7,7 di voto. Andiamo dentro col secondo campionato, la Bundesliga. Bundesliga selezionata, andiamo a togliere il Bochum, che è la squadra più scarsa, non so come si pronuncia Bochum, Bochum, ma va bene uguale. Mettiamo l'Argentina, selezioniamola, anche qua non è la squadra più forte perché ha il Bayern Monaco sopra di essa.
Quindi in teoria dovremmo arrivare al secondo posto. Vediamo, il calcio è strano. Questa è la formazione, già la conoscete, però ve la faccio rivedere per farvi vedere che non ho cambiato niente. E anche qua ci vediamo a metà campionato. Beh, raga, la partenza poteva essere decisamente migliore. 2-0 contro il Mönchengladbach, doppietta di Hoffman. Ok, due sconfitte in due partite. Che sta succedendo all'Argentina? Oh? Che sta succedendo? Riprendetevi, ragazzi! Oh, vamos! Partita contro il Bayern Monaco, questa ve la faccio vedere, ma raga, la situazione è drammatica, non ve la spoilero, ma è drammatica. 1-1, vabbè, per come sta andando in classifica fidatevi che è un punto d'oro, un pareggio inaspettato, dopo vi faccio vedere la classifica a metà campionato. Ultima partita prima della pausa, 4-0, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, ma non fatevi illudere da questo risultato perché la situazione in classifica è drammatica. La pausa qua si fa alla 17esima perché ci sono meno squadre, quindi le partite in tutto sono 34. Andiamo un po' a vedere la situazione in classifica, ho paura a guardarla. Sesto posto, vabbè, pensavo peggio vedendo i risultati. Sesto posto, in realtà siamo ancora lì pure per lo scudetto potenzialmente, anche perché il Bayern ha una partita in più. Pensavo molto molto peggio, ma ci sono tante squadre in pochi punti, quindi ok. Classifica marcatori, come sta andando? Sempre Messi il nostro migliore con 8 gol in 17 partite, non benissimo. Andiamo dentro con la seconda parte di stagione, noi ci vediamo a fine campionato, io me ne vado a simulare off camera. Ah, e vi faccio vedere magari quella col Bayern Monaco che potrebbe essere decisiva. Intanto altro pareggio. Malissimo, malissimo, raga, malissimo. Parlavamo della partita col Bayern, è arrivata la terza giornata. Andiamo a simularcela. Senza Di Maria, chi entra? Forse Acuña come in finale? 3-3. Oh, vabbè, col Bayern pareggio andata, pareggio ritorno. Peccato perché con una vittoria saremmo potuti avvicinarci un pochino in classifica, anche se il primo posto è una roba utopica. Vittoria per 3-2 contro il Wolfsburg. Ragazzi, mancano 3 giornate alla fine, ma io queste ve le faccio vedere tutte e tre perché la situazione in classifica è abbastanza incredibile. Ve la faccio vedere subito. Ci siamo noi a 59 punti, il Lipsia 61, Bayer 63 e primo posto il Leverkusen 66. Potenzialmente può succedere di tutto. Possiamo arrivare al primo posto, come possiamo uscire anche dalla Champions League. Vediamo. Prima contro il Werder Bremen. Beh, primo posto la vedo un po' dura, però proviamoci. Ok, 3-1. Messi, Julian Alvarez e De Paul. 2-1, McAllister e Julian Alvarez. Ok. Ok, siamo al terzo posto, ragazzi, possiamo vincere lo scudetto. Non so come, se vinciamo il Leverkusen e il Bayer perdono, cosa abbastanza impossibile, vinciamo lo scudetto. Proviamoci. Senza Romero, 3, 2, 1, tanto non vinciamo. Eccolo lì, 1-1, lo sapevo, regà, lo sapevo. Quindi andiamo un po' a vedere com'è finita con questo pareggio, la Bundesliga. Chiudiamo anche qua il quarto posto, ma dai. Da un potenziale primo posto che vabbè, non avremmo comunque raggiunto perché con la vittoria saremmo andati a 68, chiudiamo al quarto posto. Quindi, così come in Premier League, anche in Bundesliga, quarto posto per l'Argentina. E vabbè. Andiamo un po' a vedere la classifica marcatori. E qua però Messi non ha vinto perché ha fatto 18 gol in 34 partite, ma non bastano perché Schick ne ha fatti 27. Mentre per quanto riguarda i nostri, singolarmente, Messi 18, Alvarez 16, McAllister è un fenomeno. Anche qua il terzo miglior marcatore della nostra squadra, 10 gol. Mentre per media voto, questa volta non vince Messi, ma vince Julian Alvarez, anche se ha pure lui 7,4. Vabbè, andiamo dentro col terzo campionato, la Ligue 1. Oh, raga, la Ligue 1 voglio vincerla. Tra tutti quanti mi sa che è il campionato più facile, perché c'è solo il Paris Saint-Germain. Quindi, la Ligue 1 dobbiamo vincerla. Tra l'altro, Paris Saint-Germain che hanno Messi come noi. Vediamo quale Messi farà meglio. Selezioniamo la Ligue 1 Uber Eats. Togliamo il Clermont Foot. Andiamo a mettere, come al solito, l'Argentina. Verifichiamo che la formazione sia la solita. E iniziamo. Vediamo anche qua se siamo la squadra più forte o se siamo la seconda. No, qua siamo i più forti, quindi in teoria dovremmo vincere. Però abbiamo visto che questa cosa non vale molto, perché in Bundesliga eravamo la seconda squadra e siamo arrivati quarti, quindi... Formazione, ok, è a posto. E lei, McAllister, è pronto a fare altri 10-15 gol. Iniziamo, io simulo e ci vediamo a metà campionato. Anzi, ci vediamo quando c'è la sfida col Paris Saint-Germain. Intanto la prima, 3-0, Dybala, Tagliafico, Messi. La partenza è ottima. Chiamavamo la partita col Paris Saint-Germain, eccola qua. Loro sono al primo posto con 12 punti. Noi pure siamo al primo posto con 12 punti. Vabbè, loro sono al secondo. Però tutte e due le abbiamo vinte, tutte e quattro. Noi 0 gol subiti. Vediamo un po' come va a finire. Argentina, Paris Saint-Germain 2-1. Messi e Julian Alvarez. Ma chi è Ekitike che ha segnato? Boh, vabbè. Sconfitta col Marsiglia, che coincide con la fine della prima parte di campionato. Tra l'altro, ragazzi, stavamo andando benissimo. Ne abbiamo pareggiate due di fila e abbiamo perso col Marsiglia. Quindi io avevo visto che eravamo primi in classifica, ma ora mi sa che non siamo più primi. Andiamo a vedere. Classifica. No, non siamo assolutamente più primi. Siamo a meno 2 dal Paris Saint-Germain, però siamo lì. 14 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Avessimo vinto le ultime 3, raga, saremmo super primi. Però vabbè, abbiamo ancora 19 partite per riprenderci la vetta. Statistiche marcatori, Messi con 13 gol e sto Ekitike, ragazzi, è un fenomeno. Ma vabbè.
14 gol in 19 partite. Lacazette pure lui primo, ma Messi può farcela. Comunque Messi è sempre il nostro miglior marcatore. Assurdo. Simulo la seconda parte di stagione, raga, e ci vediamo a fine campionato. Piccola interruzione per farvi vedere che al ritorno abbiamo vinto col Paris Saint-Germain. Quindi dopo l'andata altri 3 punti contro la squadra più forte di questo campionato. Ah no, forse siamo noi la squadra più forte di questo campionato. Ultima partita di campionato contro il Marsiglia. Vediamo se vinciamo e poi vi faccio vedere come siamo arrivati. 2-0. Papu Gomez, che è subentrata De Paul e Messi. Raga, forse è successo, forse abbiamo vinto il nostro primo campionato, perché ho visto tante vittorie. 3, 2, 1, let's go! 92 punti, raga! Addirittura il Paris Saint-Germain è arrivato quarto. Ma che è successo nella seconda parte di stagione al Paris? Non lo so, però prima vittoria in Ligue 1. Statistiche giocatori? No, ha vinto Neymar. Il nostro Messi invece 23 gol. Quello del Paris Saint-Germain non pervenuto, ma vedo McAllister a 22. Ma è McAllister, che fenomeno è, raga? Ma gioca centrocampista nel 4-4-2. Ok, andiamo a vedere come al solito i nostri giocatori come si sono comportati. Allora, abbiamo visto che il nostro migliore è stato Messi, ma McAllister GG 22 gol, Di Maria 12 gol, Julian Alvarez 11. E per media voto chi abbiamo? Ancora una volta Leo Messi, il migliore. Ma io, raga, se posso permettermi, do il premio di migliore della nostra squadra in questo campionato in Ligue 1 a McAllister, perché è un centrocampista che fa 22 gol e 5 assist in 38 partite. Ragazzi, è un fenomeno. E ora mancano solo 2 campionati e tocca al penultimo, la Liga Spagnola. Quarto campionato, la Liga Santander. Vediamo quale squadra dobbiamo togliere. L'Almeria, non so se Almeria, non lo so. Vabbè, mettiamo la nostra Argentina, che dovrebbe essere tra l'altro non la squadra più forte. Vediamo se il Barça e Real sono considerate più forti di noi. Addirittura l'Atletico è più forte di noi, quindi siamo la quarta forza di questo campionato. Vediamo cosa succederà in questa Liga. Vi ricordo che abbiamo fatto Premier League, Bundesliga quarto posto e Ligue 1 vittoria. Questa è la formazione, ovviamente sempre la solita. Quanto sono belle le grafiche, regà, con le squadre della Liga che hanno il logo tipo in bianco e nero, trasparente, un PNG, fantastico. Iniziamo la prima col Barcellona, regà, e allora questa ve la faccio vedere. 3, 2, 1, ok, malissimo. Perdiamo 1-0 con gol di Frenkie de Jong. Meglio che ci vediamo a metà campionato. Partita con Real Madrid, quindi giusta interruzione, ma raga, la perdiamo sicuro. Siamo tipo al decimo posto. Ok, 2-2, però è un punto che non serve a nulla. Dopo vi faccio vedere la situazione in classifica, ma è disastrosa. Ultima giornata prima della pausa di metà campionato. Raga, io spero che vinciamo perché è un casino. Ok, 2-1, ma non bene, fidatevi. Vi faccio vedere la situazione in classifica quando siamo giunti alla 19ª giornata. Penso che non siamo mai stati messi così male. Sesto posto, 32 punti e la prima è a 49. Raga, un disastro. Ma che sta succedendo all'Argentina? State a vedere che è la prima volta che non arriviamo neanche in zona Champions League. Vediamo la classifica marcatori. Non c'è nessuno dei nostri, infatti. Infatti non c'è nessuno dei nostri. Il primo è Messi con 9 gol in 19 partite. Mamma mia, raga. Simuliamo questa seconda parte di stagione, ma ho poche speranze. Poche speranze e poca fiducia per questa Argentina in Liga. Oh, raga, seconda parte sembra bene. 4-0 col Valencia, dopo 2 vittorie consecutive. Messi, Julian Alvarez e Di Maria. Oh, io incrocio le dita e ci spero. Almeno quarto posto. Partita contro il Real Madrid, ma raga, arriviamo a questa partita con tipo 8 vittorie di fila. Non abbiamo più perso punti da quando è iniziata la seconda parte di campionato, quindi, boh, vediamo, li perdiamo adesso? Sì, li perdiamo adesso, però un pareggio con Real. Raga, sta andando benissimo la seconda parte di campionato. Non vi spoilerò la posizione in classifica, ma ci stiamo credendo e ci possiamo credere. Mancano 5 partite alla fine, ma c'è una partita importantissima, perché noi siamo al quarto posto con 68 punti, l'Atletico al terzo con 69 e noi le abbiamo vinte quasi tutte, giusto forse 3 pareggi o qualcosa del genere. Andiamo a giocare con l'Atletico. Ovviamente questa non la vinceremo perché ve la sto facendo vedere. 3, 2, 1. Let's go! McAllister, Julian Alvarez. E quindi voliamo al terzo posto. Io ci credo. 2-1 col Sociedad. Bene, bene. Eccola la partita col Barça. Loro 75 punti, noi 74. Dai, per agguantare il secondo posto. Una cosa impensabile. No, 1-1. Vabbè. Ci può stare. Con Messi che segna il Barcellona. Con questa camisetta addosso, la camisetta del Barça, sempre nel suo cuore. Quindi mancano 2 partite, siamo a meno 1 dal Barcellona. Vabbè, possiamo puntare al secondo posto. In ogni caso il campionato l'abbiamo salvato dopo una prima parte orrenda. 5-1 col Celta Vigo, benissimo. Ultima partita col Cadice, siamo secondi. Oh, ci basta non perdere, dai. Ok, 3-1 e chiudiamo al secondo posto, regà. Ma eravamo tipo al sesto o settimo posto, qualcosa del genere, alla pausa. Quindi, classifica alla fine, chiudiamo a meno 5 dal Real. Neanche malissimo, contando che eravamo tipo a meno 15. Ottimo. Statistiche giocatori? No, Messi non è capocannoniere, ma comunque si è ripreso. Terzo posto con 21 gol. GG. Vediamo un po' come sono andati i nostri in generale. McAllister avrà fatto sempre bene? No, stavolta, vabbè. 9 gol comunque non è male, ha fatto qualche assist in più. Messi 21, Alvarez 15, Di Maria 13 e De Paul 11. Ok, migliore della squadra? Non è questa volta Messi. Vabbè, ma Lautaro ha fatto una presenza, non vale, dai. Contiamo Leo Messi, che
ha giocato 38 partite perché loro ne hanno giocata 1 e 2, quindi non li contiamo, con 7,7. Andiamo dentro con l'ultimo campionato, la Serie A. Lo vinceremo? Ultimo campionato selezionato, togliamo la Cremonese, mettiamo l'Argentina. Qua dovremmo essere i più forti, in teoria, raga. Vediamo. Sì, siamo i più forti, quindi in teoria dobbiamo vincerlo. Vediamo. Per ora abbiamo fatto quarto posto, primo posto e secondo posto. Vediamo se riusciamo a vincere un altro campionato. Dai, 2 su 5 sarebbe ottimo. La formazione ovviamente è sempre la stessa e noi ci vediamo a metà campionato. Partita con la Juve, i big match li stiamo perdendo tutti. Vediamo. 2-1. Speravo nel gol di Dybala da subentrato, ma no. Doppietta di Julian Alvarez. Ok, primo big match vinto. Bene. Partita contro il Napoli alla giornata seguente. Vediamo un po' come va a finire Argentina-Napoli. 4-0. Messi, McAllister, Julian Alvarez e Messi. Ok. Ultima partita prima del recap di campionato contro lo Spezia. Oh, dai, questa la vinciamo. Ok, 4-2. Andiamo a vedere la situazione in classifica. Non me la sono voluta spoilerare. Secondo me potremmo essere al terzo posto per come sono andate le partite. Classifica... sì, terzo posto, però il Milan è lanciatissimo a 53. Ecco perché ha vinto lo scontro diretto con noi. Atalanta 44, noi 40, Inter 37. Statistiche giocatori, chi abbiamo? McAllister è il nostro miglior marcatore, per la prima volta non è Messi. 12 gol per il giocatore centrocampista dell'Argentina. Andiamo dentro con la seconda parte di stagione. La prima è con la Roma, quindi questa ce la vediamo. Dai, partiamo subito bene, che di solito la seconda parte va meglio della prima. 1-1 con la Roma, non benissimo. Seconda giornata, c'è subito l'Atalanta. Loro secondi, noi terzi, vediamo se facciamo il sorpasso. 3-1, papu. Gol dell'ex, Julian Alvarez e Messi. Non so se è sorpasso, ma sono tre punti importantissimi. Trentesima giornata, sfida col Napoli. All'andata abbiamo vinto, mi sembra 4-0. Vediamo. 3-1, Di Maria, Messi, Julian Alvarez. Giornata seguente, partita con la Juve. Non benissimo il calendario, vediamo. Oh no, 2-1, Vlahovic, Di Maria. Di Maria che segna la sua nazionale, non bene. Ultima partita di campionato contro il Milan, che guida la classifica. Vediamo un po' come va a finire. 2-1, chiudiamo alla grande, Messi, De Paul. Andiamo a vedere come abbiamo concluso in campionato. Spoiler, non abbiamo vinto lo scudetto, questo ve lo posso anticipare. Classifica, non l'abbiamo vinto perché il Milan ha fatto 93 punti, noi ne abbiamo fatti 81 e abbiamo chiuso al terzo posto. Manco male anche in Serie A. Peccato però, arrivare dietro l'Atalanta, non benissimo. Statistiche giocatori, no, non c'è nessuno dei nostri, raga. Fatemi vedere dove è il primo dei nostri, McAllister con 21 gol. Ok, andiamo a vedere invece statistiche squadra. Argentina, quindi miglior marcatore abbiamo detto McAllister. Messi solo 17, Julian Alvarez 18. Migliore della squadra, però ancora una volta Leo Messi. Ok, quindi Messi 5 volte su 5 migliore della squadra. E beh, direi anche che è giusto così. Dunque, raga, ricapitolando, con due quarti posti, uno in Premier e uno in Bundes, un secondo posto in Liga, un terzo posto in Serie A e un primo posto in Liga 1, si chiude questa challenge dell'Argentina nei top 5 campionati. Spero vi sia piaciuto il video, in tal caso un mi piace e un commento qua sotto, anche un'iscrizione, già che ci siete. Davvero me è tutto, ci vediamo domani con un prossimo video. Bella!